buongiorno, bentornati qui sul mio canale. 1936 solo io. Oggi location insolita, sono lungomare, sto facendo una bella camminata, ci sono 20 gradi qui a Pescara, si sta benissimo, tant'è sono uscito a maniche corte, come vedete. E mi sono detto, perché non registro adesso, non registro qui, perché raga, sinceramente registro ogni volta da casa, chiuso dentro quattro mura, tanto bello, ogni tanto ti fermi e ci facciamo una chiacchierata. Ecco, adesso io mi sono filmato lungomare, stavo facendo una bella camminata, ho segnato anche il risultato della partita e ve lo faccio vedere, guarda che figata. Questo ho fatto io. Non si vede, ve lo faccio vedere così. Vabbè, un po' poi l'avete visto, ve lo faccio vedere in foto. Pescara Empoli 1-2. Rispetto alla sconfitta di due settimane fa a Reggio Calabria, dove abbiamo perso 3-1 in malo modo, diciamo che l'interprete non è cambiato, ovvero che anche ieri è andato in gol maestro il Pescara, altro bellissimo gol da parte del centrocampista in prestito dalla Lazio, giocatore che stiamo già apprezzando per le sue qualità. È cambiato che ieri non si meritava di perdere, ovvero l'Empoli ha avuto bravura e fortuna, secondo me, fortuna nel pescare il jolly del gol subito inizio partita con il colpo di testa di Romagnoli da calcio d'angolo, con una svista comunque difensiva da parte del Pescara, con Omeunga che si è lasciato la marcatura di Romagnoli, e Romagnoli in pratica ha colpito di testa da solo dal dischetto del rigore, ha piazzato la palla sul palo alla sinistra di Fiorillo, dove non è potuto intervenire. È stato bravo poi nell'occasione del raddoppio nel secondo tempo con Fiamozzi, che dalla destra ha fatto un cross al bacio per la testa di Moreo, che in pratica ha anticipato i due difensori. Moreo che è andato in mezzo ai due difensori, c'erano Drudi e Bocchetti, Bocchetti in ritardo, Drudi stava chiudendo sul primo palo e Moreo è stato bravo a fare quel colpo di testa dove ha infilato la palla, ha preso palo gol in pratica Fiorillo, che non poteva anche qui far nulla. Un attimo, prima di tutto raga, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, non ve lo scordate mai, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti. Diamo le formazioni, il Pescara in campo sempre con il 4-3-2-1, Fiorillo in porta, novità Ventola terzino destro, coppia di centrali Bocchetti e Drudi, fresco di rinnovo per altri due anni con il Pescara, a sinistra il buon Masciangelo, Valdifiori in cabina di regia, centrocampisti mezzali ai fianchi di Valdifiori, Busellato e Omeunga, Maestro e Galano a supporto dell'unica punta, tra virgolette si fa per dire, ovvero Bocic, vista l'indisponibilità sia di Seter, che ha uno stiramento e non so sinceramente quando rientrerà, che Asensio, che era acciaccato e che aveva una contrattura e che comunque dovrebbe esserci martedì per via precauzionale, non è stato fatto giocare ieri per evitare infortuni più lunghi. Quindi il Pescara ha dovuto ripiegare su Bocic prima punta, Bocic che comunque non è quello il suo ruolo a mio vedere. L'Empoli invece in campo ha avuto una bella formazione di tutto rispetto, con Dionisi che per l'ennesima volta vince su Oddo, la sua terza partita, il suo terzo scontro che vince contro Oddo. Empoli con il 4-3-1-2 con Brignoli in porta, difesa a destra Fiamozzi, a sinistra Terzic, coppia di centrali Romagnoli e Nicolau. Poi avevano Stulac in cabina di regia, As e Bandinelli al centrocampo, mezza punta, ovvero inventato nel nuovo ruolo di mezza punta, Moreo, che in realtà è stato sempre un attaccante, e coppia d'attacco la Mantia e Mancuso. Mancuso che ieri comunque non ci ha timbrato il gol dell'ex, almeno questo, almeno questa soddisfazione. Raccontiamo la partita, raga, pronti via, l'Empoli subito in vantaggio, mi pare ottavo, nono minuto, comunque subito, cross dalla destra da calcio d'angolo, il Romagnoli, come vi ho detto, si in pratica da solo dal dischetto del rigore riesce a infilzare Fiorillo con un colpo di testa, visto che Omeunga se l'è magnato e se l'è lasciato, in pratica è stato da solo in mezzo all'area, ha potuto di testa fare ciò
che voleva il buon Romagnoli, che anche per la seconda volta, e la seconda volta ci fa il gol dell'ex, già ci aveva segnato con il Brescia, in un Pescara Brescia di 2 anni fa, con il Brescia vittorioso per 5-1 qui all'Adriatico, ma ricordo bene quella sera ero anche allo stadio, ricordo e feci il video quando tornai a casa tutto infreddolito a Sharp. Vabbè, quindi Romagnoli la seconda volta, Mancuso perlomeno non ci ha fatto questo dispiacere. Pescara che dopo il gol del vantaggio dell'Empoli ha cercato di, insomma, rimettere in carreggiata la partita. L'Empoli si è reso pericoloso in un'altra azione con un lancio in verticale, con lo stop di Mancuso che in pratica passa il pallone alla mantia sul secondo palo e l'uscita di Fiorillo che mette il pallone in angolo sul tiro ravvicinato di la mantia, che comunque era anche molto defilato a dir la verità, diciamolo tutto. Pescara che si è incominciato a macinare il gioco, ha incominciato a giocare a centrocampo, a tenere il pallino, diciamo, della manovra. Il tutto è sfociato con il pareggio, con il gol di Maestro, in pratica un passaggio di Ventola per Maestro che prende palla dal vertice dell'area. Doppio passo, si mangia con una finta il proprio dirimpettaio il difensore, non lo vanno a chiudere, ha avuto lo spazio e il tempo di tirare sul primo palo e ha infilzato il povero Brignoli che subisce, mi pare, la prima rete in campionato. Bravissimo Maestro, comunque anche qui è stato uno svarione della difesa dell'Empoli, perché in quel caso comunque c'è bisogno di un giocatore che va a chiudere e soprattutto va a non fa tirare l'attaccante. Vabbè, bravo Maestro, 1-1, il Pescara ci crede, un altro tiro di Maestro da fuori area, un'altra bella azione con un tiro di Galano a giro alto però sopra l'incrocio, e poi alla fine un'occasione finale sempre con un cross dalla destra, Galano sul primo palo tira di primo, stoppato dal difensore, e qui finisce il primo tempo. Secondo tempo ricomincia la partita, le due squadre si studiano, il Pescara tenta sempre il suo solito fraseggio, qualche occasione per il Pescara che si è reso pericoloso ma non è graffiante perché gli manca la punta come al solito. Io ve l'ho detto nel video del calciomercato, quando vi ho detto che secondo me due punte non erano buone, ne serviva soprattutto un'altra, perché magari un infortunio, una squalifica, se senza attaccante, come al solito stiamo senza attaccante, le voci si susseguono. Ieri è uscita fuori la voce di Pazzini che probabilmente, lasciamo perdere Pazzini per l'amor di Dio, sta buona là. Guarda, dopo che ha fatto quell'addio al Verona, Pazzini io qua a Pescara non lo voglio vedere, manco passare a mangiare due arrosticini, diciamola tutta com'è. Vabbè, l'Empoli passa di nuovo in vantaggio e raddoppia, come vi ho detto, con un bellissimo gol di Moreo. Insomma, è stato bravo a fare il cross Fiamozzi, comunque troppo libero lì sulla fascia destra, probabilmente Masciangelo doveva andare in chiusura prima, e cross in mezzo e Moreo di testa di prima, una bella girata con i due difensori del Pescara che se lo sono lasciati sfilare in mezzo a loro. 2-1, il Pescara ci ha provato, abbiamo provato a cambiare le carte in tavola, poi alla fine è entrato anche Belloni, un attaccante giovane acquistato lo scorso anno a River Plate. Belloni che è il giocatore della primavera che ha fatto più gol nella storia di River Plate, quindi si parla anche un gran bene di lui. Dobbiamo vedere però come si ambienta in questo campionato. E la partita finisce con un Pescara che ci prova fino all'ultimo, colpo di testa di Trudi, ma nulla di che. Ieri non meritavamo sinceramente di perdere, perché comunque l'Empoli, a parte i due gol, un colpo di testa parato tranquillamente da Fiorillo e quell'azione di Lamantia, non ha combinato nulla, e per una squadra che deve vincere il campionato, o perlomeno che deve lottare per le zone alte, io direi che è un po' pochino quello che si è visto qui a Pescara. Il Pescara dal canto suo, siamo partiti in ritardo con la preparazione, siamo partiti in ritardo con il campionato, siamo partiti in ritardo perché abbiamo fatto un mercato, poi come al solito parti bene, poi ti fermi, non arriva nessuno, tutti quelli che devono arrivare sfumano, quindi i giocatori sono arrivati alla fine, e in pratica abbiamo avuto ieri la prima volta l'opportunità di vedere una squadra che dopo che si è allenata per
12 giorni consecutivi con la pausa delle nazionali, quindi abbiamo avuto un Pescara che si è visto ieri che finalmente incominciò a fare qualche bella trama di gioco, si è cominciato a vedere la sua identità, quello che vuole Oddo. È normale che abbiamo ancora qualche sbavatura in difesa, perché Bocchetti e Drudi la prima volta giocavano insieme, avevamo Ventola, il ragazzino sulla destra, che ragazzino, oramai sono anni che gioca a pallone, però è sempre un prodotto della primavera per quanto riguarda il Pescara. E quindi, in mancanza di Bellanova con il Covid, Balzano che sta rientrando ancora dagli acciacchi e dall'infortunio al ginocchio dello scorso anno, quindi diciamo che la squadra del Pescara è questa. Ieri mancava l'attaccante, mancava Asensio e mancava Seter. Mio parere personale, ieri migliore in campo del Pescara ancora Maestro. Mi è piaciuto Valdifiori il primo tempo, coppia di centrali Drudi e Bocchetti promossa, perché fondamentalmente non hanno sbagliato nulla, se non l'unica cosa in quell'azione del gol dove gli è scappato Moreo che si è inserito comunque, ed era difficile per loro prenderli. Comunque buona prova soprattutto di Drudi, che ha fatto un paio di interventi anche nel primo tempo importanti, eppure nel secondo. Quindi devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito, diciamo quasi dalla solidità difensiva del Pescara, che non me l'aspettavo ieri contro un Empoli che comunque è già bello che registrato, visto che è la stessa squadra dello scorso anno, se non con qualche pedina nuova nella rosa. Quindi mi aspettavo di più sinceramente dall'Empoli, mi aspettavo qualcosa di peggio da parte del Pescara. Invece ieri, nonostante la mancanza del nostro attaccante di una punta di ruolo, abbiamo fatto abbastanza bene. E ecco, che dire, il passo avanti rispetto a Reggio Calabria c'è stato. Abbiamo ancora le pecche di un mercato fatto male, secondo me, perché un altro attaccante in rosa ci voleva. Stiamo pagando lo scotto di giocatori arrivati alla fine, e quindi di una squadra che si deve ancora conoscere e costruire, ma questo potrà venire semplicemente giocando, giocando e giocando. Ecco, io per la trasferta di Venezia sono fiducioso, perché ho visto una squadra che sta crescendo. Unico neo, Galano. Ragazzi, Galano mi dispiace, ma io lo vedo ancora avulso al gioco, vedo un giocatore che non sta nei ritmi della squadra, un giocatore che comunque non ti fa più quella giocata che ti faceva lo scorso anno. Ecco, secondo me quando il nostro mister Oddo capirà che Galano o non lo fai giocare o devi far giocare per sfruttare le sue caratteristiche. Galano non può giocare come sta giocando adesso, ovvero sempre spalla alla porta, che prende palla e la ripassa indietro. Galano è un giocatore che deve avere campo avanti e deve essere lanciato negli spazi, deve giocare verso la porta avversaria, gli si deve dare l'opportunità di poter giocare con quella sua imprevedibilità e farlo tirare con il suo sinistro. Se lo metti ogni volta dietro la punta, senza un giocatore come Macin, che lo scorso anno comunque lo imbeccava bene, gli creava la superiorità numerica, lui si inseriva, Macin era bravo nel procurargli anche lo spazio perché si tirava dietro gli altri difensori. Secondo me, in questo, senza questo ruolo come quello di Macin, con Maestro, Galano lì non va bene. Ecco, ieri abbiamo visto Riccardi che è entrato in 7-8 minuti, 10 minuti, è stato pericoloso due volte, è stato pericoloso. E, tirando da fuori, un tiro è andato fuori di poco, un altro tiro ha impensierito molto Brignoli. E poi, altra nota negativa, volevo ricordare Memushai, che anche ieri è partito dalla panchina e subentrato il secondo tempo. Memushai che da un'azione d'angolo ha rifilato una gomitata, non mi ricordo a chi, comunque ecco, doveva essere espulso, diciamo la verità, siamo onesti. Memushai, un Memushai nervoso, un Memushai così a me non piace, non capisco da cosa derivi questa sua mancata lucidità. È un Memushai che deve e può far di più, e ci si aspetta soprattutto di più. È uno di quei giocatori che il Pescara deve ritrovare in questo momento. Memushai insieme a Galano. Ecco, ritrovando questi due giocatori importanti per la Serie B, ritrovando la punta Asensio, speriamo che rientra a Venezia martedì e che non sta bene, non si faccia più male. Aspettiamo il rientro di Seter, che è una punta di struttura comunque che ti dà fisicità lì davanti. Ecco, dobbiamo avere un po' di pazienza a Pescara, dobbiamo avere la pazienza di attendere una squadra che deve collaudarsi, deve incominciare a amalgamarsi, altre quattro partite.
quattro partite gliele do ancora a Odd e poi incominciamo a fare delle analisi un pochino più pesanti. Va bene, raga, io spero che il commento vi sia piaciuto. Vi raccomando, vi rinnovo ancora il pollice in su. Supportatemi. Se ancora avete fatto, iscrivetevi qui sotto sul mio canale 1936 sono io. Domani sera video sulle partite della terza giornata della Serie B. Io vi saluto, come sempre, buona Serie B a tutti e sempre Forza Pescara. Ciao.